Ciao a tutti ed eccoci qua in Animal Crossing Happy Home Designer. Ecco, abbiamo qui Mike che ci ha chiesto una casa per riflettere. Vediamo un po' uno spazio per riflettere, ci pensiamo noi. Allora, intanto l'attacco è in questa zona molto isolata, molto tranquilla, ci mettiamo una casetta, mi piace più così, perfetto. Casa country con il tetto verde, aspetta, mi piace più violaceo così. Poi davanti, il davanti, vediamo. Oh, esterno decorato, viola. Se porta, porta. Così, no, mi piace più bianca, così, perfetto. La staccionata, mi stavo dimenticando la staccionata. Una bella staccionata in verde. Quindi una bella siepe più che staccionata. Perfetto! E torniamo dietro. Ok, un albero. Spazio per riflettere. Un albero normale. Tutto innevato. Perfetto. Dalla parte opposta io inserirei un bel cedro. Qua. Anzi. Ci metto un albero decorato. Aiuto, cioè mi ha preso raffreddore. Tavo, sei tutto in questo momento. Ci metto due alberi, guarda, quattro alberi decorati, visto che siamo verso Natale, così che ci isolino dal mondo esterno, fanno questa mega sipona. Sto filare. A terra, allora ci metterei un marmo marrone, oppure, torna indietro un attimo. Sì, un bel marmo marrone. Taglia L. Ok. Non mi ci piace un granché, è troppo scuro. Mi serve qualcosa di più colorato. Colorato. Bello, però aspetta un attimo, perché ho visto novità. Infatti è questa la novità. Aspetta, aspetta. Allora, togliamo questo. E all'esterno ci mettiamo questo. Wow, una terra bellissima. Dei fiori, perché all'esterno non possono mancare mai dei fiori, anzi dei cespugli di ibisco qua, ibisco rosso, qualcosa metto qua. Poi l'ibisco giallo. Ci dovrebbe stare, sì, infatti. Aspetta, questa posta proprio qua. Perfetto. Allora, a parte che c'è la neve, ho scelto la neve perché almeno si sta in casa, belli, al calduccio. All'esterno però ci vorrei inserire qualcosa che mi invogli a stare anche fuori, insomma, un bel falò. Così che se uno vuole stare fuori anche a fare due chiacchiere per riflettere e poi quindi ci metterò le panche classiche di legno. Cioè, ci sta proprio. Anzi, un bel dondolo di qua. Sempre a contemplare, anzi, a contemplare il fiume. E qua ci metto due panche. Allora, una qui. Oh, ho girato il mondo. Una qui. E una qui. Aspetta. Ok, qui. Non ci sta. Allora, sposto un po' il falò. Ottimo. Perfetto. Entriamo in casa. E l'esterno. Posto per riflettere, l'abbiamo fatto. Benissimo, allora ho scelto due stanze, come vedete. Ecco appunto il bagno, me lo porto di là. Ok, tranquillo, lo metto di là dopo, non ti preoccupare. Allora, facciamo una bella cattedra perché riflette con un bello stereo. Allora, a terra. Io rifletterei bene sul parquet, sì. Oh, però è bello anche questo qui, eh. No, no, vado di parquet che mi dà più qualcosa di caldo. Pavimento terra no. Minimalista, comune, legno, pavimento legno grezzo, un brusco, pavimento scuola. Vai, questo. Muro. No, così è troppo. Mi uff, cioè, è troppo uguale alla terra. Questo uguale. Così. No. Ah, eccolo qua, c'è il muro lunare. Wow, guarda che bel contrasto tra il muro lunare. Però c'è anche il muro veduta marina, eh? No, no, muro lunare, mi piace un sacco. Ma ho finito. No! Ho finito tutti i muri! Cioè, ho finito tutti. L'elenco dei muri. Due, fammi vedere. Allora, uno. No, ho sbagliato. Due, tutti. Tre, tutti. Quattro, tutti. Cinque, tutti. E sei, sono tutti. Ok, ho finito. Quindi tutti i muri disponibili.
con cui potrò arredare. Allora, andiamo a vedere invece i pavimenti, visto che siamo qui a scrutare. Eccolo qua, perfetto. Pavimento Galassia, ecco, ci sta. No, invece i pavimenti non l'ho ancora finito, mi mancano diversi. Bene, io direi che la Galassia ci sta come riflessione, è suprema. Vediamo un po' che cosa ha portato. Il tappeto va bene. Una bella maglia al muro. Poi, aspetta, mettiamo la roba che ha portato lui, una lampada. E poi una bella foto, ho visto. Ok, e questi li mettiamo qui e li metto dopo. Allora, posto per riflettere. Ci vorrà una bella poltrona, anzi un bel divano. Mi servirebbe sul blu per intonarsi a tutto l'ambiente. Sofà country. Un azzurro ci può stare. Allora, però non è che mi entusiasmi questo tipo di sofà. Aspetta. Cerchiamo un altro. A questo punto, che colore ci potrei mettere? Anche uno chiaro. Sennò questo sul violaceo. Sono poi decisa. Sofà Pavau non mi ci sta. Cioè, non è che non mi ci sta, mi ci starebbe, però. Ok, andiamo sofà panna. Ok, che mi riprende le stelle. Qui vorrei un caminetto. Cerca. Niente TV perché ci sa da riflettere e la TV poi ci distrae. Ok, un bel caminetto qua. Questo qua, la scrivania. Allora, la giro così, la scrivania. Appena si entra, scrivania qui. Metto la foto qua. Perfetto, la lampada la metto sulla scrivania a questo punto. Mi servirebbe quindi adesso una seggiola per la scrivania. Quindi, no, qui andavo bene. Vediamo che poltrona ci metto per la scrivania. Questa molto rilassante. Guardate com'è avvolgente per poter riflettere. Poi allora lo stereo lo metto qua. Ci metto un bel computer per fare qualche ricerca, metti che caso, cioè, uno gli prende una bella ricerca da fare mentre riflette. Anche una libreria, visto che sono qui. Bella libreria suprema per fare ricerche. Cartacee e poi ci servono anche le ricerche computer, vediamo un po'. Cerca, cerca. Ah, qui mi dà il tavolino a sé stante. Allora, bene, direi che facciamo qua l'angolo computer. Aiuto, l'angolo computer qua e ci mettiamo un'altra seggiola. Proprio tre postazioni. Uno, qui si scrive, qui a sinistra sulla scrivania si scrive e qua si fanno le ricerche. Proprio come siamo precisi e fiscali. E ci faccio la. Quindi direi di metterci la stessa poltrona. No, troppo. Sì, stessa poltrona, dai. Anche al computer. Vediamo, ci sente. Precisi, siamo un po' sul preciso. Aspetta, allora facciamo così. Ecco, oh, così mi piace di più. Ok, guarda che, cioè, un mega ufficione. Mancherebbe. Cosa mancherebbe? Un tavolincino, direi. Ah. C'era anche la libreria antica, invece, quella maxi, eh? Quasi quasi, libreria country. Allora, quasi quasi faccio così. Utilizzo questa libreria qui. Bene, perfetto. E qua sopra, intanto c'è il computer per fare ricerche. E qua sopra ci metto qualcosa per bere. Anzi, intanto una bella pianta. Qua giù. Sposto il caminetto qui. Questa metto qui. Questa sposto qui. Perfetto. Una bella. Sì. Un bel caffè, tè, qualcosa per riscaldarsi. Ecco, una bella macchina a caffè americano. Così prende. E poi, allora a questo punto ci mettiamo un servizio da tè. Perfetto. E lo mettiamo qui. Cioè, se prende freddo, uno, mentre riflette, c'ha un sacco di roba. Allora, però, trovassi il telescopio ci sarebbe a meraviglia su questa in questa stanza. Questo, vediamo se. Stavo pensando, ci sarà qui, ma la vedo buia. No. No. Eccolo qua invece, eccolo qua. Perfetto.
Ok, lo mettiamo qui vicino alla finestra. Okay. Così si dovrebbe vedere un po' di sbieco, ma si vede poi, insomma, poi si raddrizzano quando vogliono osservare. E a questo punto ci metto anche un bel mappamondo qua sopra. Perfetto. Oh, bene, la stanza della riflessione l'abbiamo fatta, adesso andiamo di qua. Beh, qua ci farò la stanza del sonnellino. No, c'è il bagno, mi aveva portato il bagno, devo rimettere. Allora faccio il bagno. Uno mentre riflette troppo gli scappa la pipì d'urgenza. Il bagno ce l'ha a due passi. Allora, intanto, veniamo a noi. La porta. Ok. La porta la faccio. Di che colore? Di che colore? Di che colore? Porta che mi separa da qui alla. Color azzurro, dai. Sì, che riprende il cielo. Poi, visto che. Il cielo non c'è, il cielo stellato. Però, visto che mi ha portato un altro tipo di. No, il tappeto, no, no, aspetta. Era di qua. Aiuto. Mi sono persa un attimo. No, 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 qua. Ok, ce la posso fare, eh. Ok, benissimo. Allora, l'ultima tappezzeria portata era quella. Muro vedusa, Marina, perché mentre uno al bagno riflette anche al bagno. Ottimo. Quello che avevo tolto era il super water. Eccolo qua, il super water. Ah, ok, lo metto qua. Poi ci mettiamo la bella vasca idromassaggio che anche quella porta alla riflessione. Speriamo ci stia. Ok. Sì, ci sta. Questa uno preso dal freddo e deve sempre riflettere. Si mette la vasca idromassaggio. Poi il lavandino per lavarsi le mani, che è importante. Questo qua. Ok. E lo mettiamo qui. Cosa c'è poi? Ma visto che ci siamo. Mettiamoci anche una lavatrice. In caso uno ha i panni sporchi e le lava. Sapete che è venuto di corsa fuori, c'aveva delle idee per riflettere. Questa riflessione ormai mi è entrata in testa. Sì, mi sembra che ci siamo. Qui si cambia. Ah no, a terra, mi manca il pavimento a terra. E poi andiamo alle luci. Pavimento a terra, pavimento a terra. Di che colore lo facciamo? Chiaro, eh? Ecco questo. Che si pulisce bene, piastrelle si puliscono benissimo. Il water, la lavatrice per lavarsi le mani. Sai cosa mi mancherebbe? Un armadietto, metti caso, per i vestiti. Un armadietto per i vestiti. Andiamo a prendere l'armadietto. Lo metto blu, vai. Tutto sul blu, hai visto? Ottimo. Benissimissimissimo, direi. Oh, bene. Allora, andiamo qua, iniziamo a mettere il set da bagno, cioè l'asciugamano e tutto, e anche la riserva della carta igienica. Poi mettiamo un bel. Delle lampade. Ok, così si vede. E torniamo di là. Andiamo un po' a vedere qua, c'è da rifinire con le lampade. Perfetto. Ah, delle lampade. Mi metto da. Questa, ah no, quella ce l'avevo già. Una ce l'ho messa. Aspetta. No, torna indietro un attimino. Dov'era? Qua. Qua. Questa. No, la lampada mi dà sempre del futuro, questo tipo di lampada, quindi la devo mettere. Sì, qui. Andiamo a mettere. Poi uscito di sicurezza. Ma non mi piace, è troppo grossa. Poi, insomma, a casa uscita di sicurezza non ci sta. Sbagliato. Ah, l'orologio però è importante perché il tempo vola. Quindi mettiamo anche l'orologio. Uno quando riflette. Anche il riscaldamento che è sempre qua, vedi, mi piace sempre il riscaldamento. Poi, con questo freddo, nonostante ci sia il cambiamento, è sempre meglio battercelo. L'orologio, avevo detto, sì. L'orologio, metto un orologio classico proprio. Sì, sopra la porta, perfetto. Dei quadri, metterei anche dei quadri. Vai, del mare. No, ho sbagliato. Vediamo se c'è qualche lampadario che mi può interessare. Non è che mi ci stiano granché questi lampadari. Ritorniamo quindi alle lampade al muro. Ok, lampade.
questi tipi di lampade non ci stanno. Allora andiamo, abbiamo già la lampada blu, allora andiamo alle lampade a terra, ne mettiamo un'altra di qua. Questa. Aspetta, questa mi... E la metto due lampade vicine così. Beh, non mi ci sta però. La metto qui, va. No, ma c'è questa di lampade già sulla scrivania. Niente, la levo questa lampada. Perfetto. Bene, io direi che questa stanza per riflettere, queste due stanze per riflettere, insomma, la casa riflessiva, vediamo un po' se piace a Mike. Vai. Oh, questa è una stanza molto pensata. Uno spazio per riflettere. Oh certo, potevo fare una stanza tutta adibita al bagno, eh. Però... Perché anche in bagno si riflette. Benissimo! Una stanza per riflettere. Anzi, due, direi, doppia. Vado a pubblicare il codice... sul network delle belle case, nella speranza che si colleghi. Mentre attendo il collegamento, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi è piaciuto, commentate, magari mettete un mi piace se vi fa piacere, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se mi volete seguire, sono anche su, eccolo qua, i network sono su, sia sulla, con la pagina Facebook, su Facebook, con la pagina G+, e sono anche su Instagram. Bene, detto questo, adesso io vi saluto. Ciao a tutti e al prossimo video.